Hello guys, Koto here e bentornati in questo nuovo video di Slime Isekai Memories. Oggi andremo a parlare del nuovo banner confermato che uscirà domani assieme ad un nuovo evento, quindi ragazzi, hype! Prima vi ricordo che abbiamo una community sul Discord, quindi che aspettate, joinate con il link in descrizione per giocare insieme ad altre persone, scambiarvi codici amico così da speedare ancora di più il vostro villaggio e perché no, chiedere consigli dove necessario. Vi ricordo inoltre di lasciare like, iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e di seguirmi su tutti i miei social, i link sono come sempre in descrizione. Noi ci rivediamo dopo la sigla. Allora, vi ricordate che circa una settimanella fa ho fatto quel video sui prossimi personaggi in uscita? Avevamo Veldora, Milim e Rimuru. Se noi ora andassimo nella notice di questo gioco, vedremo un The Seal Releaser Veldora Recruit Selection. Da domani 9 dell'11 fino al 30 dell'11, il nostro Veldora sarà presente come personaggio giocabile, presumo, perché non penso avrebbe così senso fare un banner solo Protector. Quindi nel caso non sappiate cosa faccia questo Veldora e lo volete sapere, andatevi a recuperare il mio vecchio video dove parlo dei nuovi personaggi in uscita. Vi ricordo che dato l'evento che hanno annunciato o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, all'uscita di questo banner avremo una multi gratis per via appunto del ringraziamento del milione di download dal lancio. Nei leak di cui abbiamo parlato c'era anche un Rimuru e una Milim, ma sinceramente qui non dice assolutamente nulla di questi due personaggi. Forse arriveranno un po' più in là. Andando indietro abbiamo un altro evento nuovo, The One Unleashed. Praticamente è un altro evento storia, più o meno come l'Interview with the Demon Butler, dove praticamente potremmo prendere dei Seal Release Recruit Selection Tickets per appunto pullare sul banner in uscita domani. Quindi non solo una multi gratis grazie all'evento, ma abbiamo anche più singole offerte da questo evento. Domani cercherò di fare un'analisi su Veldora appena uscito, se è forte, se non è forte, cosa fanno le sue skill, se sono cambiate dai leak, eccetera, eccetera. Quindi nel caso vogliate rimanere informati, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Per quanto riguarda altri eventi, non dovrebbe esserci nient'altro. Quindi domani Veldora esce, nuovo evento, e ragazzi, se avete intenzione di pullare questo Veldora, buona fortuna. Fatemi sapere nel caso lo troviate. Quindi ragazzuoli, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Io vi ricordo di lasciare like e iscrivervi nel caso non l'abbiate ancora fatto e di seguirmi su tutti i miei social, i link sono in descrizione. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out!